Viaggiare nel passato è un'affascinante esperienza piena di sorprese. Ed è esattamente questo, un viaggio nel passato. Ciò che voi ed io, Omar Sharif, stiamo per fare. Restate seduti sulle vostre poltrone, rilassatevi e seguitemi in questo incredibile viaggio in un mondo passato e nella vita quotidiana di chi lo ha vissuto. Salve. Non so se vi siete mai chiesti in che modo gli antichi romani riuscissero a rifornire una città come Roma con più di 1 milione di abitanti. Nelle nostre città, ad esempio, sotto i nostri occhi, si svolge un continuo traffico di merci per rifornire mercati e negozi. Ma allora da dove venivano il grano, l'olio, il vino, la carne, gli ortaggi che servivano a sfamare gli abitanti di Roma? Nell'appuntamento di oggi visiteremo la cittadina che per secoli ha assicurato i rifornimenti essenziali alla vita della grande capitale dell'impero romano, Ostia, il porto di Roma. E visto che parliamo di cibo e di mercati, ne approfitteremo anche per vedere come si svolgeva la giornata di un antico romano. Secondo il racconto dello storico romano Livio, Ostia venne fondata nel VII secolo a.C. dal IV re di Roma, Anco Marzio, per controllare la foce del fiume Tevere e la zona delle saline sfruttate già da secoli. All'epoca dell'imperatore Augusto venne istituita la prefettura dell'Annona per organizzare il rifornimento alimentare della vicina capitale. Infatti, il grano che proveniva dall'Oriente, dall'Egitto e dall'Africa, dopo uno scalo tecnico nel porto di Pozzuoli, in Campania, arrivava ad Ostia. E neanche quando l'imperatore Traiano completò tra il 106 e il 112 d.C. il porto Claudio, che era sull'altro ramo della foce del Tevere, Ostia perse il suo ruolo. Anzi, l'enorme sviluppo dei commerci la favorì. Lo sviluppo urbanistico ebbe un enorme impulso e furono realizzate grandi opere pubbliche per quella che era soprattutto una città di artigiani e di lavoratori al servizio di Roma. Questo, nel quartiere centrale di Ostia, vicino al Foro, è un grande panificio industriale. Le macine mosse da asini o da cavalli sono rimaste ancora sul posto. E il pane che qui veniva prodotto raggiungeva Roma, dove era molto apprezzato. La routine quotidiana di un abitante di Ostia cominciava molto presto. Il risveglio avveniva in locali affollatissimi, perché gli affitti erano molto cari e la coabitazione per tanti era l'unica possibilità. Un esempio è proprio questo complesso dislocato lungo la via detta di Diana. Era alto almeno 17 metri e si sviluppava su più piani. Qui i clienti con poche pretese potevano affittare una stanza dove vivere. Case come questa erano molto diffuse anche a Roma, dove formavano delle enormi insule con edifici alti anche 8 o 9 piani. Ma ecco come questo isolato doveva apparire all'incirca alla fine del II secolo d.C. Un edificio dove ai piani alti non c'erano né bagni né acqua corrente. Per fortuna a Ostia c'erano terme e bagni pubblici di ogni dimensione e chi teneva alla pulizia poteva, a prezzi molto modici, curare la toilette personale. Ostia aveva 3 grandi impianti termali pubblici, oltre a quelli posseduti da privati. Queste sono le terme di Nettuno, volute dall'imperatore Adriano, che per costruirle spese la cifra di 2 milioni di sesterzi.
come tutte le città romane, Ostia possedeva un gran numero di edifici pubblici. Tra questi non mancava il teatro, capace di 4.000 posti. Ricostruito completamente nel 196 d.C., fu nuovamente ristrutturato 200 anni dopo per permettere l'ambientazione di spettacoli acquatici, una specie di musical, che i romani preferivano di gran lunga alle opere più impegnate. Ad Ostia c'erano anche molti locali pubblici, come quest'osteria lungo la via di Diana, un locale a più ambienti dove era possibile mangiare e bere bevande calde dopo essere andato a fare spesa nei numerosi e ben forniti negozi della zona. Eccoci in una tipica taverna, il luogo di ritrovo dove gli antichi romani potevano rilassarsi e passare un po' di tempo libero. A Ostia, accanto ai ricchi possidenti da una parte e ai fannulloni e criminali dall'altra, c'era un ceto di artigiani e impiegati pubblici che lavorava molto e con impegno. Ad esempio, c'era chi si guadagnava da vivere scaricando il grano dalle navi da carico provenienti dall'Egitto. O quelli che ci sapevano fare con i numeri potevano impiegarsi presso l'ufficio della contabilità dei magazzini imperiali. Oppure c'era chi, con un po' di intraprendenza magari, e aiutato da un po' di fortuna, diventava il gestore di una affollata taverna, come questa. Un luogo molto popolare, dato che le case della gente comune non avevano cucina. Effettivamente, una visita ad Ostia permette di avere un'idea abbastanza realistica della vita che si doveva svolgere nella capitale. Ma a questo punto proviamo a spostarci proprio a Roma e vediamo come gli antichi romani trascorrevano le loro giornate. Tutte le strade portano a Roma. Lo dimostra questa copia medievale di un antico atlante stradale romano. Roma era al centro di un fitto reticolo di vie consolari che la collegavano ad ogni punto dell'impero e che sono ancora oggi utilizzate. È il caso, ad esempio, di Via del Corso, il cui tracciato ricalca quello dell'antica Via Flaminia che collegava l'Italia centrale e il mare Adriatico con Roma. Questa, invece, è la Via Appia, la regina delle strade consolari, che entrava in città attraversando le mura aureliane all'altezza della Porta Appia. Costruita nel 312 a.C., collegava Roma con il sud. Dopo aver attraversato la città di Capua, terminava nel porto di Brindisi. Era lunga 364 miglia romane, circa 650 chilometri, ed era attraversata continuamente da carri, pedoni, colonne di soldati e grandi greggi di animali. Era una via monumentale, costellata di imponenti edifici all'interno della città e di monumenti funerari al di fuori delle mura. Monumenti come questo, dedicato a Cecilia Metella, nuora del triumviro Marco Licinio Crasso, uno degli uomini più ricchi di Roma. Ma se le strade consolari erano larghe e spaziose, lo stesso non si può dire delle strade urbane, molto più piccole e tortuose. I romani, famosi per aver fondato città ordinate e razionali, non erano riusciti a fare altrettanto con la loro capitale. Se si escludono alcune zone dei fori e parte di Campo Marzio, la città era cresciuta in maniera caotica. Le strade erano soffocate da edifici che si ammucchiavano uno sull'altro in un grande disordine di porticati e balconi. E a questa regola non sfuggiva neanche la zona del foro romano. Un altro esempio può essere la zona del Teatro di Marcello, oggi parzialmente inglobato da un palazzo cinquecentesco. Completato qualche anno prima della nascita di Cristo e dedicato a Marcello, nipote e genero dell'imperatore Augusto, il teatro fu costruito a ridosso di altri monumenti. Dal portico di Ottavia, ad esempio, distava poco più di 2 metri. Tanto che già in epoca romana, per permettere il passaggio dei numerosi carri che provenivano dal vicino mercato del Foro Boario,
fu fatta smussare la base di questo pilastro. Ma non erano solo i monumenti a crescere disordinatamente. Infatti questa zona, con il teatro a tre piani, il tempio dedicato ad Apollo e quello di Bellona, costruito da Appio Claudio Ceco, non appariva così, ma letteralmente soffocata da grandi caseggiati. Questa è oggi invece Piazza Venezia, alle pendici della collina del Campidoglio, con sullo sfondo il monumento a Vittorio Emanuele II. Anticamente sulla collina c'era l'Acropoli di Roma, una delle zone più sacre della città, mentre in basso, sullo stesso tracciato su cui oggi è sistemata la grande piazza e lungo via del Corso, c'era l'antica via Lata, il prolungamento all'interno delle mura della via Flaminia. Questa era una zona occupata da moltissimi edifici privati, come è dimostrato da quest'insula a quattro piani che ancora oggi è possibile vedere a un lato della scalinata dell'Ara Coeli. Questo era uno dei tanti balconi da cui i romani potevano affacciarsi sulla zona chiamata Campo Marzio. Una zona piena di edifici, monumenti, ma soprattutto di case. Infatti, all'incirca nel III secolo avanti Cristo, quest'area appariva così. Piena di insule, ovvero le abitazioni più povere dove vivevano i romani che non si potevano permettere una villa, e a Roma erano sicuramente tanti. Questi blocchi abitativi erano alti anche sei piani. E laggiù, in lontananza, dove secoli più tardi sarebbe stato costruito il monumento a Vittorio Emanuele II, c'era il tempio di Giunone Moneta e a poca distanza la zecca dell'antica Roma. Beh, non si può negare che anche questo quartiere non abbia un certo suo fascino. A proposito di strade, dovete sapere che la stragrande maggioranza delle strade a Roma non avevano un nome e i numeri civici erano praticamente sconosciuti. Allora, come facevano gli antichi romani ad orientarsi in una città che era un labirinto fatto di viuzze, spiazzi, porticati, vicoli ciechi? Non era facile. Ovviamente non esistevano mappe stradali e si poteva perdere una mattinata cercando una casa o una bottega. Ad esempio, poniamo il caso che da qui vogliamo raggiungere la lavanderia di un certo Marco Lollio vicino al Tempio di Serapide sul Colle Quirinale. Ebbene, l'indicazione potrebbe essere di questo tipo. Si deve prendere il 21° vicolo a destra lungo la via Lata. Poi, dove si vede un bassorilievo con un cinghiale, svoltare a sinistra. Quindi si arriva alla bottega del barbiere che è vicino a una grande quercia. Da lì è possibile vedere il Tempio di Serapide e la lavanderia di Marco Lollio, proprio lì di fronte. Insomma, perdersi dell'antica Roma era davvero la fine, si rischiava di non trovare neanche più la strada di casa. Ma fortunatamente c'era qualche strada che aveva un nome, come ad esempio la via Biberatica che passava per i mercati di Traiano. Concepita dal grande architetto Apollodoro di Damasco, la costruzione dei mercati traianei fu voluta dall'imperatore Traiano e impose lo sbancamento della collina che univa anticamente i due colli del Quirinale e del Campidoglio. I mercati traianei furono probabilmente il primo grande centro commerciale della storia dell'umanità. La struttura aveva tre piani, su cui si aprivano numerose botteghe, dove si vendeva di tutto, dalle stoffe ai gioielli, dai generi alimentari agli articoli casalinghi. E non mancavano le botteghe degli artigiani per quei romani che avevano bisogno di riparare urgentemente i sandali o di arrotare i coltelli da cucina. E lungo la via Biberatica, che collegava il popolare quartiere della Suburra con i mercati traianei, era possibile anche trovare vino e pasti caldi.
Dalla via Biberatica, poi, era anche possibile raggiungere la grande aula dei mercati, che serviva per smistare il numeroso pubblico e per trattare gli affari. Questa era la grande aula dei mercati di Traiano. Qui i romani venivano a fare shopping e poi, in una delle tante osterie della zona, trovavano da bere e da mangiare. Ma cosa bevevano i romani e cosa mangiavano? Beh, non penso che se capitassimo in una di queste osterie ci piacerebbe molto. Non tanto per il servizio, che anzi era molto ospitale. Le cameriere, infatti, non solo erano tenute a servire ai banchi, ma anche, come dire, ad essere estremamente disponibili per i clienti. No, sarebbe il menù della casa piuttosto a creare un po' di problemi. In particolare il vino, sempre allungato con l'acqua, anche con quella di mare. E spesso mescolato con miele, spezie di tutti i tipi e resine. Il cibo in fondo non era male. No, il problema erano le salse. Le salse e in particolare il garum, che si otteneva facendo macerare l'interiore di alcuni pesci al sole. Poi, filtrando questa poltiglia, si aveva un liquido dall'odore molto penetrante. Ma forse disgustoso sarebbe la parola giusta. E questo garum accompagnava tutti i tipi di cibo, come ci narra nel suo antico libro di ricette il buongustaio Marco Gavio Apicio. Ma adesso andiamo in un altro punto molto frequentato dai romani durante il tempo libero: le terme. Nella Roma dei Cesari, il complesso termale più vasto era quello di Diocleziano. Per avere un'idea delle sue dimensioni, basta visitare la chiesa di Santa Maria degli Angeli, ricavata da Michelangelo nel 500 dalla grande aula delle terme. Un altro enorme complesso erano le terme di Caracalla. Si estendevano per più di 11 ettari e comprendevano un gigantesco corpo centrale più una costellazione di edifici minori entro un recinto di giardini ricolmi di piante e fiori. Le cisterne, che servivano come riserva d'acqua, erano appositamente rifornite da un acquedotto collegato a quello dell'acqua marcia. Ad ogni angolo c'erano statue, stucchi, affreschi e mosaici. Le pareti erano ricoperte da marmi preziosi e molto colorati. L'ambiente principale delle terme è la Natatio, un ambiente enorme, lungo 70 metri e largo 35, e che doveva apparire così: una grande piscina all'aperto, utilizzata soprattutto d'estate. Alle terme di Caracalla potevano accedere contemporaneamente almeno 2000 persone, che in qualunque stagione trovavano ambienti riscaldati e pieni di ogni comfort. Tutti i romani frequentavano le terme, dal più ricco, nobile o mercante, sempre accompagnato da una torma di schiavi, al più povero che comunque poteva permettersi di pagare un biglietto d'ingresso davvero molto economico. Ma spesso i bagni erano solo un pretesto per socializzare. Gli antichi romani qui incontravano i loro amici, facevano sport o sentivano poeti che declamavano le loro opere. Ah! Ma questo è il segnale che è terminato il turno degli uomini. Devo uscire. Perché dal 138 d.C. l'imperatore Adriano, per far smettere i continui scandali che scoppiavano nelle terme, ha proibito la promiscuità tra donne e uomini. E ora è il turno delle signore. Oh, scusate, signore. Uno dei luoghi maggiormente frequentati dagli antichi romani era il Colosseo, un monumento che può tranquillamente competere con le sette meraviglie del mondo antico. Per costruirlo furono utilizzati più di 100.000 metri cubi di marmo travertino, 300 tonnellate di piombo e ferro
e un'enorme quantità di legno, calcestruzzo e tufo. Era alto 4 piani per un totale di 48 metri e per riparare gli spettatori dal sole veniva usato un enorme telone affidato ad una squadra di 100 marinai che provenivano dal porto di Miseno in Campania e che risiedevano in una caserma apposita detta Castra Misenatium. Ma ecco come doveva apparire. Per costruirlo furono necessari complessi lavori di drenaggio, poiché qui esisteva un laghetto già utilizzato da Nerone per la sua monumentale casa, la Domus Aurea. Dopo 10 anni di lavori, il Colosseo fu inaugurato da Tito nell'80 d.C., con una grandiosa serie di spettacoli. I giochi gladiatori potevano durare decine di giorni e tenere impegnati anche contemporaneamente molti gladiatori. Erano le sportule, impressionanti mattanze dove in poche ore trovavano la morte centinaia di gladiatori. Le gradinate potevano ospitare oltre 70.000 persone divise in una ferrea gerarchia. In basso senatori, militari di alto grado, sacerdoti e la corte imperiale. Al centro il variegato mondo del ceto medio. In alto era confinato il popolo, la canea vociante a cui principalmente erano destinati questi spettacoli. Un perfetto sistema di scale e gallerie dava accesso ai vari settori delle gradinate. Gallerie come questa, situata al primo piano del Colosseo, e che appariva così. Dal Colosseo era possibile avere uno spettacolare colpo d'occhio della città. Sulla destra dell'Arco di Costantino, la Meta Sudante, una fontana monumentale situata dove si incontravano i confini di 5 regioni della città. In alto, sulla sinistra, probabilmente c'era il Tempio di Eliogabalo, mentre l'intero paesaggio doveva apparire così, con la via lungo la quale gli imperatori romani celebravano i loro trionfi. A destra, ecco ciò che rimane dell'imponente Tempio di Venere a Roma, costruito su un progetto dello stesso imperatore Adriano nel 135 d.C., su un'area già occupata dall'atrio della Domus Aurea di Nerone. La costruzione di questo tempio fu aspramente criticata dall'architetto Apollodoro di Damasco, lo stesso dei mercati traianei, che pagò con la vita l'audacia di aver voluto disapprovare pubblicamente l'operato di un imperatore romano. Ancora più a destra, ecco via dei Fori Imperiali, che oggi collega l'area del Colosseo con Piazza Venezia. Nel IV secolo d.C., il panorama di Roma doveva essere molto probabilmente questo, con il colonnato del Tempio di Venere a Roma davanti al quale era sistemato il Colosso, un'imponente statua alta più di 35 metri, dal cui nome deriva quello del Colosseo. Alla destra la Regione Quarta. Ah, siete qui. Pensavo di avervi perso per un attimo. Ecco come si presentava uno dei tanti corridoi che collegavano le gallerie alle gradinate. Come al Circo Massimo, anche qui ferveva l'attività. Venditori di frittelle fatte di farina di ceci, bevande calde e souvenir, o gente che per pochi soldi affittava cuscini e coperte. Visto che i giochi continuavano per giorni e giorni, e perfino di notte. Ma continuiamo la visita. L'arena del Colosseo misurava 87 metri in lunghezza e 54 in larghezza. Era a forma di ellisse e disponeva di enormi sotterranei destinati a ospitare i gladiatori e le belve feroci. Grazie a un sottopassaggio, i gladiatori passavano dalla caserma sistemata di fianco al Colosseo direttamente nei sotterranei dell'arena. Qui, attraverso montacarichi, sbucavano sull'arena dove li aspettava un pubblico in delirio.
Così appariva all'interno del Colosseo nel III secolo d.C. Qui i gladiatori si sfidavano in combattimenti gli uni contro gli altri. Reziari contro mirmilloni, sanniti contro traci. Come certo saprete, c'erano diverse categorie di gladiatori ed ognuno aveva la sua specialità a seconda dell'arma che usava. C'era chi combatteva con la spada, altri invece usavano la lancia ed altri ancora la rete, che immobilizzava l'avversario che veniva poi finito con un tridente. Ma non dovete pensare che durante i giochi dei gladiatori l'arena del Colosseo rimanesse come la vedete qui, una semplice e nuda distesa di sabbia. Per evitare che il pubblico si annoiasse ad assistere ai soliti sanguinosi combattimenti, venivano assunti i migliori architetti per progettare e costruire grandiose scenografie. Si costruivano così scene con templi, foreste e colline mobili dalle quali i gladiatori e gli animali sbucavano all'improvviso attraverso passaggi sotterranei. Insomma, qualsiasi cosa era buona pur di sbalordire il pubblico, pur di rendere uno spettacolo veramente unico. In scenografie come questa, il circo umano dei gladiatori si esibiva in sanguinosissimi combattimenti. E scenari come questi che vedete serviranno in seguito da tragico sfondo ad altri orribili massacri, quando insieme con i criminali condannati a morte, migliaia di cristiani indifesi verranno gettati nell'arena per essere sbranati dagli animali feroci. Il Colosseo ospitò così questi macabri spettacoli fino a quando l'imperatore Valentiniano III li abolì per sempre, nel 438 d.C. E con l'uscita di scena degli impavidi gladiatori, anche una delle più spettacolari e più crudeli tradizioni dell'antica Roma ebbe termine. E termina anche il nostro primo viaggio ideale attraverso le meraviglie dell'Italia antica. Ma ci saranno anche altre sorprese per voi. La prossima volta, perché ci sarà una prossima volta, il nostro viaggio ci porterà ancora nel passato, alla ricerca di popoli e località misteriose. Ciao.